un giorno siamo in giro con l'assessore alla pubblica istruzione Laura Tringali per augurare agli studenti un proficuo anno scolastico. Tante difficoltà purtroppo stanno segnando questa fase, ma dobbiamo cercare di superarle collaborando e comprendendo che siamo sotto libertà vigilata. E quindi invito tutti quanti alla cautela, invito i genitori ad evitare gli assembramenti all'entrata della scuola, perché se no è inutile anche l'utilizzo dei banchi monoposto che in tanti ancora istituti devono arrivare purtroppo, e tutte le cautele di cui si parla. È una fase delicatissima che può causare un ritorno al lockdown, e noi questo lo dobbiamo evitare. Girerò alcune scuole stamattina, ma al di là dei luoghi che andremo a visitare, voglio augurare a tutti gli studenti, alcuni di voi già hanno iniziato il giorno 14, oggi fondamentalmente si inizia ovunque, voglio augurare a tutti voi un proficuo anno scolastico. Sappiate che il vostro sindaco e l'assessore e la giunta comunale vi vuole bene, ha fatto di tutto per cercare di risolvere tante criticità, alcune sono in corso di risoluzione. Voglio anche invitare i dirigenti scolastici a collaborare e ad evitare di mettere sul tavolo antiche e legittime questioni non risolte, perché col tempo risolveremo tutto, ma non approfittiamo di questo momento delicato per innescare tensioni che non possono sicuramente essere all'ordine del giorno. Lavoriamo tutti nell'interesse degli studenti e soprattutto per cercare di cancellare definitivamente le nefandezze strutturali che abbiamo ereditato. Un caro saluto a tutti. Spero di venirvi a trovare nelle prossime settimane, istituto per istituto. Auguri!